sono mica contro le grandi opere, io non sono mica contro i treni, io non sono mica contro i treni che vanno veloci, io sono favorevolissimo. Il problema è che questa è una gigantesca puttanata. Allora, noi continuiamo a buttare via i soldi, ma non c'è verso di farlo capire, ma non c'è nemmeno verso di poterlo dire, perché quando io vado in televisione a dirlo, mi ritrovo come il cretino che per ragioni misteriose, forse perché si è venduto ai 5 Stelle, io ero notato quando i 5 Stelle erano nel grembo di Giove, quindi sono arrivato prima io modestamente, siete arrivati prima tutti voi di loro, anzi loro sono nati anche da queste battaglie. Quello che dice le cose supportate dai dati passa per un tipo originale, bizzarro. Voi non avete idea, anzi ce l'avete benissimo perché poi leggete anche i giornali, di quali siano i condizionamenti che derivano semplicemente dal partito degli affari, che poi più perdono copie in edicola e più i giornali hanno bisogno di pubblicità e hanno bisogno di soldi. Una volta li prendevano anche dallo Stato, adesso salvo alcuni non lo prendono più, e quindi li prendono soltanto dalle grandi aziende. È molto difficile far passare una contronarrazione rispetto a interessi così forti. Abbiamo straragione, non c'è un solo dato dell'analisi costi-benefici che sia stato smentito, non c'è un solo dato di quello che si dice sul rischio ambientale di questo cantiere maledetto che venga mai smentito, ma diventiamo minoranza perché non ci sono i luoghi nei quali si possano dire queste cose. Cioè, che cosa deve succedere perché un'opera platealmente inutile, costosa, dannosa non si faccia? Perché chi parla a favore del TAV è ormai in preda a nemmeno una religione, a una superstizione, non c'è più nulla di razionale, di scientifico nei discorsi che si fanno. Detto poi, visto che sono stato abbastanza negativo e deprimente nelle mie analisi, io se devo fare una previsione, nel 2030 avremo quel buco o no? Vi dico, secondo me non avremo nessun buco. Secondo me se in 30 anni sono riusciti a fare quelle quattro cagatine che spacciano per un cantiere, secondo me in 10-15 anni non riescono a scavare 60 km nella montagna, nemmeno con tre eserciti. Questo non perché io pensi che ci saranno incidenti eccetera, ma perché penso semplicemente che questa roba qua lo sappiano anche chi dice di volerla, che non si farà mai. Semplicemente hanno bisogno di dare alle imprese a cui hanno promesso di farla dei soldi e poi la possibilità di avere anche delle penali. È la stessa identica porcata che hanno fatto con il ponte sullo stretto. Non c'è nessuna legge che dice che non si fa più, Non hanno mica disdettato niente, hanno semplicemente smesso di fare finta di farlo. Il problema è che lì avevano già assegnato gli appalti in pregiro e adesso in pregiro con la bava alla bocca sta aspettando le penali che pagheremo noi. La stessa cosa succederà per il TAV. Se devo fare una previsione, così poi magari mi sbaglio e lo fanno in un anno, ma io direi che non mi sembra affatto un popolo sconfitto. Penso che ne abbiate viste così tante che non vi fate piegare da nessuno, quindi io direi cazzuti, felici e battaglieri, se dovessi sintetizzare, e spero di ritrovarvi così anche l'anno prossimo, magari con qualche notizia.